autorizzati ad atterrare all'attracco 11. Capitano Lasky, le ho inviato la mia posizione 3 settimane fa. L'avevo avvisata. Ne parleremo in privato. Palmer. Cosa ha fatto? Fin dove si è spinto? Ben fatto, Osiris. Tu che cosa ne pensi? All'addestramento che non vedo Chief così sotto pressione. Sta bene, Fred. Non dopo così tante missioni di fila. Sierra 117 al fuoco. La squadra blu ha individuato Argent Moon. Segni di attività ostile, ma lei è ancora. Ricevuto 117. Eliminare i nemici su Argent Moon. Preparatevi e schieratevi. Affermativo, Infinity. Passo e chiudo. Pronti? Affermativo. Stai bene. Squadra blu, andiamo. Stazione Oni. È inattiva da 19 mesi. Settimana scorsa i Kigyar l'hanno trovata e rivenduta al gruppo di Julemdama. Eliminiamo i Covenant e rendiamo la stazione all'Oni. La via più rapida per recuperarla è prendere il comando centrale. Eliminate i nemici fino a lì e disattivate i sistemi di gravità e di supporto vitale. Il centro dati della nave è qui avanti. Scarichiamo la pianta di Argent Moon. Salve a tutti ragazzi e bentornati da Mike Shosha. Siamo tornati con Halo 5 Guardians e finalmente vestiamo i panni di Master Chief, il protagonista della serie. Siamo qui in una stazione dell'ONI. In realtà la dobbiamo recuperare perché a quanto pare ci sono dei Covenant ostili. Abbiamo visto ragazzi che intro spettacolare. Siamo entrati in grande stile. Mi piace tantissimo dal punto di vista tecnico. Oh, qui c'è intanto una doppietta. Quindi ragazzi cerchiamo di sgominare i Covenant e riprenderci questa stazione. Credo pare sia... progettassero un velivolo di classe stealth. Ottimo. Hanno perso anni di ricerche con questa stazione. Beh, ma noi adesso ce la riprendiamo e ci freghiamo anche il veicolo stealth. Bisogna più che altro capire perché questa stazione è inattiva. Quindi ragazzi, andate, cerchiamo qualche informazione in più, qualcosa che ci dia un indizio, che so, ecco tipo qua. Mamma mia, fagiuolo. Qui parla Rooker, IA di Argent Moon. Questa registrazione è un avvertimento al personale ONI eventualmente intenzionato a recuperare Argent Moon. L'aria non è respirabile per gli umani. Ripeto, aria non respirabile. Eccellente, meno male che noi abbiamo tutti i caschi.
E forse qualcuno qui ha subito le conseguenze di quest'aria irrespirabile. Cosa sappiamo degli esperimenti condotti qui? Nulla, e non facciamo domande. Ma fossi in te terrei l'elmetto stretto. Eh sì, abbiamo capito che non c'è aria. Vabbè ragazzi, comunque noi dobbiamo fare un lavoro. Un lavoro. La stazione era alla deriva. Quella cinese. Da 2 anni. La stazione era alla deriva? E quelli sono Covenant? Quindi ammazziamoli tutti? Brutti mangialliso. Vai, uccidiamoli tutti, ragazzi. Facciamogli vedere la superiorità umana contro questi maledetti Covenant che si ostinano a essere ostili a noi. Anche perché hanno... cioè, pensate quanto sono stupidi. Credevano alle loro bugie, insomma, al loro credo bugiardo. E comunque continuavano a morire per tutto questo, nonostante li avessimo spiattellato in faccia che il grande viaggio non era nient'altro che una menzogna. Vabbè, noi comunque dobbiamo fare un lavoro pulito pulito. Dobbiamo uccidere tutti e riprenderci la stazione. Però se durante la strada, durante il nostro cammino, troviamo qualche informazione in più, è sempre bene ascoltare, in modo tale che ci vengano integrate queste informazioni, in modo tale anche da capire il quadro generale. Però ragazzi, io mi soffermerei di più sullo stato di Master Chief, perché comunque ragazzi, Halo 4 termina in un certo modo, no? Cioè c'è praticamente il distacco definitivo tra Master Chief e Cortana, alleata. Intanto lì c'è un data qualcosa, quindi dopo lo ascoltiamo. Intanto uccidiamo tutti. Non posso. No, sì, le armi sono meglio queste qui. Ok, andiamo ragazzi. Possiamo scambiarci armi come se non ci fosse un domani. Però per il momento io utilizzerei la doppietta, che è una delle mie armi preferite in Halo, soprattutto quando sterminavo Flood come se non ci fosse un domani. Vabbè, insomma, dicevo ragazzi, Halo 4 termina con la morte di Cortana. E è un po', insomma, è stato, anzi, un momento da lacrime virili, un momento tosto, bello tosto anche emotivamente per il nostro protagonista. E anche perché Cortana, ragazzi, era stata lei in primis a scegliere il nostro John, tra tanti, tra, beh, non tantissimi in realtà, però. Andiamo al centro dati. Tra i vari candidati Spartan, e, diciamo, c'era un rapporto intimo che legava Master Chief a Cortana. E quindi il sacrificio ultimo per proteggere, insomma, il buon Master, boh, non lo so ragazzi, secondo me ha segnato un po' il nostro Spartan. Vedremo come andrà. Comunque, diciamo, questa storia è ambientata pochissimo dopo, subito dopo gli eventi di Halo 4. Quindi vediamo un po'. Intanto ascoltiamo un po' queste informazioni. Difficile registrare questo messaggio. Il tasso di mortalità dell'incidente asteroidea è del 100%. Chi era vicino al luogo dell'incidente è morto all'istante, liquefatto dall'interno. Ed è stato fortunato. Minchia, liquefatto dall'interno. Minchia. Tac, partita IVA. Mazza ragazzi, evidentemente c'è stato un incidente asteroideo. Credo forse un qualcosa che ha colpito la nave, non lo so. Però fatto sta, ragazzi, che qui veramente è successo un disastro. Centro dati. Eccolo. Abbiamo qua un set di codici dataset per la stazione. Possiamo scaricare la pianta di Argent Moon e trovare una via per il comando centrale. Non mi sembra una cattiva idea, anche perché ragazzi dobbiamo disattivarlo, quindi dai. Codice dataset accettato. Accesso banche dati. Scaricate dati e mappa demografica. Dal cantiere di assemblaggio il comando centrale sembra sempre dritto. Ci sono ancora dei Prowler negli hangar. Nessuno dell'ONI ne è uscito vivo, vero? No. Andiamo. Eh beh, veramente ragazzi, è una tragedia. Tra l'altro questa ambientazione così con questi colori mi ricorda un po' Dead Space in questo momento. Mamma mia, Dead Space è un gioco... No, secondo me è una di quelle serie, ragazzi, che è andata calando con il tempo. Perché il primo fu inaspettatamente bello. Il secondo ancora reggeva, ma poi il terzo, mamma mia. Il terzo proprio una cagata. Dritto dopo l'hangar. Poi paradossalmente, credo smantellino la nave sperimentale per i componenti. Sciacalli, saccheggiano tutto. A quanto pare la guerra dei Covenant contro l'Arbiter non sta andando bene. Julian Dama è molte cose, ma non un profeta. Eh no, anche perché è stato proprio Arbiter a, diciamo, sgretolare un po' le convinzioni
dei Covenant. Vi avevo detto però nella scorsa puntata che giustamente qualcuno mi ha... La via diretta per il cantiere passa per quel muro. Ok, lo butteremo giù. No, ho sbagliato. Perché ragazzi ho rimappato il pad con la giusta configurazione. Eccoli qua. Contatto. Li uccideremo tutti. A parte ragazzi, vedete pure loro, mi sa che hanno tipo la maschera per l'ossigeno, comunque qualcosa per l'aria. Non vi aria, nessuno può respirare qui dentro. E allora sì ragazzi, credo che si sia aperta una falla. Uccida degli elite. A proposito di elite ragazzi, ecco, giustamente qualcuno mi ha corretto, avevo dato un piccolo dato impreciso nella scorsa puntata, ovvero ho detto che a seguito della scoperta di Arbiter, che appunto il grande viaggio non era in realtà l'ascesa a divinità come dicevano i profeti Covenant, ma bensì l'attivazione del processo Halo, ovvero l'attivazione di tutti gli anelli e la distruzione di ogni forma di vita organica, in modo tale da far sì che i Flood, la minaccia universale, possa estinguersi nel momento in cui non trova nessuno di cui cibarsi, essendo un organismo parassita. Insomma, avevo detto che appunto gli Elite, la razza tra virgolette di Arbiter, si erano distaccati dai Covenant. In realtà solo una parte si è distaccata dalla congregazione, altri sono rimasti all'interno dei Covenant e insomma combattono ancora, addirittura combattono tra loro appunto con l'esercito di Arbiter. Vabbè, comunque, giusto ragazzi, voi se sentite qualche minchiata, e forse di cose in questi giorni ragazzi probabilmente minchiate le avrò dette, perché cioè, già mi riconosco, ogni tanto non riesco, non articolo bene perché sto rincoglionito perso tra Games Week, adesso di nuovo Games Week ma a Parigi. Ecco, muoio. Dai, venitemi a tirare su. Forza Linda. Io la chiamo Linda. Vai, morire. Avete usato buttarmi giù e adesso userò mandarvi. Ok, un paradiso. Non so, il paradiso dei Covenant. Oh, fermatelo. Mi pare un assassino. Ok. E meno male, dai. Bella, mi piace tantissimo quest'arma, però c'è un'idra qui. Però c'è un'idra qui. No, allora prendo questo, ragazzi. Spero che quello si chiami idra, perché magari sennò ho detto una cazzata. Non so, ragazzi, se anche in questo episodio sarà possibile prendere due armi contemporaneamente. È molto divertente. La cosa che ho visto che cambia rispetto, per esempio, ai primi Halo è che nei primi Halo, ragazzi, non si mira, cioè nel senso non si faceva lo zoom quando si mirava, cioè bisognava semplicemente puntare e sparare. Mentre vedete adesso possiamo fare degli zoom con l'arma, per esempio con questo fucile, d'assalto classico di Halo, prima non c'era la possibilità di fare uno zoom. E secondo me ragazzi all'inizio non la... mi ricordo che dissi ma perché hanno fatto sta cazzata? Anche se vi ripeto ragazzi, io ho recuperato Halo ma negli ultimi mesi, penso con la Master Chief Collection. Anzi l'inglese a quel paese. E l'avevo recuperato così, quindi dico vabbè, comunque sono passati quasi più di 10 anni quasi dal primo Halo, ci sta, no? E invece ragazzi, proprio quella scelta, vi dico la verità, ha reso il gioco molto ma molto più divertente, perché correvo a destra e a sinistra a sparare a un macello di Covenant che mi si paravano davanti, nonostante magari, ecco, in Halo 1, nel primo Halo, la grafica non è che fosse chissà che, non è come adesso ragazzi, spacca mascella, però ragazzi penso l'1 insieme al 2 sono quelli che mi piacciono di più. Anche il 3 ragazzi è bello, però anzi in tanti dicono che il 3 sia il migliore. A me personalmente è piaciuto molto il 2, anche se vabbè, il finale ragazzi è un finale aperto, quindi magari qualcuno sicuramente può essere stato rimasto deluso, però io giocandoli uno dietro l'altro, quindi come quando uno recupera le serie TV, no? Giocato papà, diciamo, non è che posso essere rimasto troppo deluso, perché tanto l'ho rigiocato subito il 3. Vabbè. Comunque voi ragazzi, nei commenti fatemi sapere qual è stato il vostro Halo preferito, se ci avete giocato o no, o comunque... Vabbè. Io ragazzi, ripeto, cercherò sempre di informarvi, di farvi capire che cosa sta succedendo e perché. Prendete quest'arma.
Prendete quest'arma, uccideteli, fategli male, forza. Ah, addirittura gli posso far prendere l'arma sparata a un ginocchio. Ci devo provare appena fa un momento di tempo. Oh, però adesso è arrivata la loro ora. Non capisco se questo è un fucile di precisione o no. Sì, penso di sì. Beh, però se lo è abbastanza scarso, eh. Sai che questo c'ha l'armatura, però minchia. Forza ragazzi, dobbiamo andare al comando centrale a fargli del male. Oh mamma mia ragazzi, questo è un quick stop. Niente, non ci riesco, ormai ho parlato troppo questi giorni ragazzi. Sono stanco. Sono Frank Madano anche. Tutti a terra, procediamo verso il comando centrale. Risultati del composto asteroidea 59B esaminati. Nonostante le cavie si siano ammalate, poi sono tutte guarite. Nessuna vittima. È necessario modificare la formula per aumentarne la tossicità. Eh no ragazzi, mi sa che non ci ho capito niente. È stato un esperimento, non un asteroide. Dietro queste porte. Vai, allora andiamo dietro quelle porte. Cioè non è un asteroide che... Ah! Ma vaffanculo! Ma che cacchio? Squadra blu, rapporto. Sierra 117 a squadra blu, rapporto. Sierra 117, mi sentite? Chief, il dominio è aperto. Ora tocca a Meridian. Cortana? John, la reclamazione sta per iniziare. Lei è su Meridian. Chi? Cortana. Cortana. Non è possibile. Dicevi che era morta? L'ho vista morire. Pensiamo alla missione ora, ne parleremo più tardi. Luci. Frederick, riportaci sulla via per il comando centrale. Prendo la pianta. C'è un ascensore, ma l'accesso è 4 piani più sotto. Percorso. Vabbè ragazzi dai, dobbiamo scendere giù, addentrarci sempre di più. Ecco le rime all'interno dell'astronave. Ma che cosa abbiamo appena visto? Cortana, Cortana è ancora viva. Cioè, oddio, subito colpi di scena uno dietro l'altro. Comunque ragazzi dai, scopriremo di più nelle prossime puntate. Vi prometto che riprenderemo proprio da questo punto. Che dire, fatemi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Cioè, che what the fuck sta succedendo. Quindi ragazzi, appuntamento per il prossimo video. Voi lasciate un bel mi piace per supportare questa serie. Fatemi sapere voi che ne pensate. Un saluto a tutti, alla prossima. Ciao ragazzi, ciao.